Giochi senza barriere nasce con l'idea di dedicare una festa ai bambini che non vengono invitati alle feste dei loro compagni. Noi facciamo una festa e vogliamo fare una festa nella quale guardiamo negli occhi, prendiamo in braccio, abbracciamo, piangiamo anche qualche volta, soprattutto gli anziani, e quei bambini che non vengono invitati. E quindi noi abbiamo fatto una cosa semplicissima che ogni papà e ogni mamma pensa di fare: organizzare una bella festa. Poi che questa festa sia diventata altro, beh, quello era insito nell'idea. Tant'è vero che Giochi senza barriere è una manifestazione nella quale ogni 20 metri trovate l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Giochi senza barriere è una manifestazione nella quale troverete una bandiera della pace lunga 8 metri e larga 4. Giochi senza barriere e tantissime cose. Poi è la bellezza e la ricchezza di una manifestazione che ogni anno, nonostante l'interruzione di questa orribile pandemia che ci ha costretti all'inattività, che ogni anno diventa più bella. Se pensate che quest'anno noi abbiamo come partner circa una settantina, settantina, tra associazioni, partner, diciamo, commerciali che vengono a regalarci le pizze piuttosto che i fiocchi di neve, piuttosto che il caffè, piuttosto che l'acqua. Se pensate tutto questo, capite bene che di giochi senza barriere c'è bisogno. È molto bello condividere una gioia ed è ancora più bello condividerla con le persone che queste gioie le hanno molto, molto, molto di meno degli altri. Questa è una festa che ti sorprende sempre, anno dopo anno, momento dopo momento, perché viene inventata nel giorno in cui si svolge, no? Ha un programma, sì, precostituito, la disponibilità di tante persone che si prestano e prestano il loro tempo e la loro energia a questa festa, ma poi è una festa che nasce spontanea ed è inventata proprio dai bambini. Io la frequento sin dalla prima edizione. E partecipo sempre con la voglia di scoprire dell'altro in questi splendidi ragazzi che tanto ci insegnano ogni volta che li incontriamo. Quest'anno addirittura Tony non ha parlato dei nomi che abbiamo sul palco ad esibirsi, vi assicuro che sono dei nomi da fare invidia al Festival di Sanremo, glielo dicevo poco fa, e vi assicuro che queste persone hanno condiviso la nostra gioia nel realizzare una festa che non è mai uguale a quella dell'anno prima ed è sempre più bella. Il Covid ci ha fermato per un po', il dopo Covid sarà ancora più bello. Siamo ottimisti e felici per i bambini che parteciperanno. No, non è solo un momento di festa, come giustamente da anni Toni Nocchetti ci fa ricordare, è un momento di condivisione importante dove si parla di diversità e di disabilità. Per me è un onore che quest'anno Toni Nocchetti ha scelto di volere il patrocinio del Comune di Napoli. Siamo a suo completo supporto perché Tutti a Scuola è un'associazione che da anni si occupa dei diritti dei bambini disabili all'interno della scuola ed è un'associazione che lavora attivamente a supporto delle famiglie. Quindi è un momento importantissimo. Giochi senza barriere è un momento di gioco, ma anche un momento per ricordare tutte le mancanze che le amministrazioni, ma le istituzioni hanno rispetto alla disabilità e all'inclusione delle persone disabili. Disabilità è vista in Italia come un problema, invece potrebbe essere vista come una risorsa, da quando un bambino nasce a quando diventa adulto, all'inserimento lavorativo, alla vita autonoma, alla sessualità di una persona disabile, al dopo di noi. Questo è sicuramente una visione che non c'è e viene affrontata come un problema e non come una possibilità. Noi ci stiamo cercando di dare un approccio integrato al tema della disabilità perché i ragazzi che hanno più bisogno di aiuto hanno necessità di avere attenzione in tutte le cose che si fanno, dallo sport alla cultura, all'accesso a quelle che sono le infrastrutture, all'uso dei servizi. Quindi credo che questo cambio di paradigma sia molto importante perché noi in questa maniera riusciamo a costruire una città accogliente, una città che dà un'opportunità a tutti e che veda quindi al centro la persona e anche quella che poi ha dei bisogni particolari. Perciò è insomma, un approccio molto importante che sta portando avanti l'assessore Rapanese, che noi sosteniamo fortemente e cercheremo di aumentare sempre di più gli investimenti in questo settore.